Tarantella. Questo brano si trova alle pagine 58 e 59 del secondo fascicolo di Aaron. È un brano molto grazioso da suonare, anche se è abbastanza lungo, sono 10 righe, quindi insomma dà anche soddisfazione una volta che si è imparato perché c'è da suonare un bel po'. Allora, quali sono le cose da vedere prima di iniziare? Intanto, il tempo che è di 6 ottavi. E questo 6 ottavi, cioè il 6 soprattutto scritto qua sopra, ci dice che dobbiamo contare fino a 6 per ciascuna battuta, oppure, come abbiamo visto anche in altre situazioni, possiamo contare due volte fino a 3. E infatti le note sono raggruppate a 3 alla volta. Quindi il tempo, che è il tempo classico della tarantella. La tarantella è un ballo tradizionale molto antico e molto conosciuto in Italia soprattutto. E il 6 ottavi è il suo tempo. Tutte le tarantelle sono scritte e suonate con un tempo di 6 ottavi. La mano sinistra inizia con degli accordi. La mano sinistra ha quasi sempre degli accordi in tutto il brano. E nel primo rigo e anche in parte del secondo rigo, gli accordi sono sempre gli stessi, sono due. Il primo è la do mi con il do che è il do centrale, quindi la do mi con le dita in questa posizione. E il secondo, la, re, fa. Per passare da la, do, mi a la, re, fa, mi basta spostare il pollice, perché il mignolo rimane al suo posto, suono il re con il dito numero 2 e il pollice passa dal mi al fa e quindi ecco il secondo accordo. Quindi un piccolo allenamento per capire bene la mia mano sinistra come si deve muovere per passare da un accordo all'altro e poi posso andare avanti. Dopo le prime 6 battute, gli accordi cambiano e abbiamo due volte fa la do e due volte mi sol diesis si. Quindi eravamo in questa posizione. Ci spostiamo sopra l'accordo fa la do e poi ci spostiamo ancora sopra l'accordo mi sol diesis si. Quindi le prime 8 battute della mano sinistra suonano in questo modo. Bene, quindi la mano sinistra suona due accordi per ciascuna battuta, a volte diversi, a volte uguali. Nei due righi successivi riprendiamo per un po' gli stessi due accordi che abbiamo fatto nel primo rigo, cioè la do mi e la re fa. Si alternano di nuovo e quando arriviamo alla conclusione, perché qui la mano destra, dopo aver suonato la sua melodia, ha una piccola fermata. Infatti vediamo che c'è il segno qui della corona, cioè una fermata per un tempo a piacere. Riprende e c'è una prima conclusione prima di passare alla seconda pagina. E sembra quasi che il brano sia finito qui, poi in realtà riprende, ma dà questa impressione che sia finito in questo momento. Per questa conclusione ci sono due accordi in più da vedere. Noi abbiamo qui appena suonato un La Do Mi. Nell'accordo successivo il Mi diventa bemolle.
E quindi la mano si sposta un po' in maniera da avvicinare il pollice al tasto nero. Perché in questo accordo ovviamente suoniamo il Mi bemolle, quindi sul tasto nero. Volendo, possiamo anche scegliere una diteggiatura un po' diversa e mettere l'indice sul Mi bemolle. È una scelta molto personale. Forse può essere un pochino più scomoda, soprattutto per chi ha le mani un po' più piccole. Comunque, è una scelta personale. Si può decidere una diteggiatura oppure l'altra, a seconda di quello che torna più comodo per la nostra mano. Bene. La Do Mi bemolle, quindi questo accordo con una piccola fermata insieme alla mano destra. Un altro accordo che è Sol diesis, Re e Mi con il Be quadro accanto al Mi, che vuol dire, attenzione, prima abbiamo suonato il Mi bemolle, ma qua torniamo a suonare il Mi naturale, cioè sul tasto bianco. Sol diesis, Re e Mi. Eccolo qua. Quindi anche qui ero già prima per l'accordo con il Mi bemolle un po' all'interno dei tasti neri e qui rimango Sol diesis, Re, Mi, rimango sempre un po' vicino ai tasti neri perché devo suonare questo Sol diesis con il mignolo. Quindi il passaggio fra questi due accordi per passare da uno all'altro. Il mio mignolo che prima ha suonato il La si sposta sul Sol diesis e il pollice che ha suonato il Mi bemolle ritorna sul tasto bianco. E nel primo accordo c'è il Do suonato con il 3, nel secondo il Re suonato con il 2. Il finale. Di nuovo un accordo La, Do, Mi, come quelli che abbiamo suonato tante altre volte, e poi questa nota qua giù in fondo, che ora addirittura rimane addirittura fuori dal video, che è un La. Per chi ha una tastiera grande, può arrivare a suonare questa nota qua giù in fondo, che non si vede, è fuori dalla portata dell'inquadratura. Altrimenti, se si ha una tastiera un po' più piccola, può andare bene suonare il La più vicino. Ci spostiamo a sinistra, ma comunque rimaniamo più vicini. Quindi questa è la conclusione della mano sinistra. Cosa fa la mano destra? La mano destra fa la parte principale, la melodia importante. Abbiamo detto che è in 6 ottavi, possiamo contare fino a 6 oppure contare 2 volte fino a 3. Abbiamo queste frasi musicali, la frase del primo rigo è questa. Sembra quasi uno scioglilingua con le note che si ripetono molto spesso vicine e uguali fra di loro. Questo era suonato un po' a rallentatore. Questo è il primo rigo della mano destra. E la mano non ha bisogno di muoversi in questo primo rigo. La prima nota è un La e io sistemo il pollice sul La. Di conseguenza non ho più bisogno di muovere la mano. Le ultime due note sono legate, quindi diventano una nota sola. E infatti quest'ultima nota è durata a lungo. Passando al secondo rigo, noi abbiamo non più i gruppi di 3 note, ma una nota da un quarto e una nota da un ottavo, una nota da un quarto e una nota da un ottavo. Bisogna ricordare che quando il numero di sotto è il numero 8, il modo di contare mentre suoniamo è diverso. Queste
note, che sono note da un ottavo, contano uno, non valgono più mezzo numero come valgono quando noi abbiamo un 4 in questo modo. Quando il numero qua sotto è 4, la nota da un quarto vale un numero. Quando il numero sotto è 8, la nota da un quarto vale 2. Tutti i numeri, tutti i valori vengono raddoppiati in questo caso. Ecco perché io conto fino a 6, perché ciascuna di queste note da un ottavo prende un numero. Quindi, nel mio contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo primo fa mi prende i numeri 1 e 2. Questo fa prende il numero 3. Poi di nuovo 1, 2, 3. Qua le note hanno il punto accanto, quindi valgono 3 numeri ciascuno. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è facile perché abbiamo tutte note che contano 1, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, e queste note legate. Una da 3 e una da 2. Di conseguenza qui diventa un'unica nota che vale 5, come quella del primo rigo. Quindi il secondo rigo della mano destra lo faccio lentamente e contando ad alta voce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sul 3, nell'ultima battuta, io ho la pausa, quindi tolgo il suono. Quindi, ripeto, il primo e il secondo rigo della mano destra, stavolta senza contare ad alta voce, ma ancora lentamente. Bene, abbiamo visto che ci sono degli spostamenti tra tra il primo e il secondo rigo. C'è uno spostamento perché io finisco il primo rigo con il mignolo sul mi e devo poi suonare nel rigo successivo il fa, quindi la mano si deve spostare. Il libro mi suggerisce di usare il quarto dito e è quello che ho fatto anch'io. Dopodiché si sposta nuovamente la mano, ma comunque si tratta di spostamenti piccoli, abbastanza facili da poter fare. Andando avanti, vediamo che il terzo rigo è perfettamente uguale al primo, quindi ci sono le stesse note con la mano nella stessa posizione e non ci sono quindi nuove difficoltà. Alla fine, il quarto rigo ritorna di nuovo nella parte iniziale come il secondo rigo, sempre con questo ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma come vi dicevo c'è questa prima conclusione per cui a un certo punto si differenzia, non è più uguale completamente, dovendo concludere ci sono note diverse e una fermata su questo La alto, è una fermata della destra insieme alla fermata che abbiamo detto deve fare la sinistra. E poi questa conclusione, mi re do si la. Quindi il quarto rigo, non suono il terzo perché è esattamente uguale al primo, passo al quarto rigo, lo suono una volta lentamente contando a voce alta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui mi posso fermare un po' di più perché il simbolino del punto con quel semicerchio mi dice fermati per un tempo a piacere. Dopodiché la conclusione. E qui
Finisce la prima pagina. Allora, suono la prima pagina dall'inizio alla fine, quindi i primi quattro righi, con le due mani insieme, abbastanza lentamente. Questa era la prima pagina, abbastanza lentamente. Poi vedremo che in realtà questo è un brano che si presta, è adatto a essere suonato anche in modo abbastanza rapido. Allora, nella seconda pagina, il primo rigo della seconda pagina riprende lo stesso ritmo che noi abbiamo già trovato qua nel secondo rigo della prima pagina. E è sempre lo stesso ritmo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e così via per tutto il rigo e in parte anche per il secondo. Ora, per quello che riguarda la diteggiatura, io ho da suonare molte volte sempre la stessa nota, sempre lo stesso sol. Il libro indica una diteggiatura che è un po' tradizionale, cioè esiste una regola pianistica che dice che se dobbiamo ripetere e suonare più volte lo stesso tasto, conviene cambiare il dito che lo suona. Infatti, qui vediamo 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. In pratica, il libro ci suggerisce questa alternanza 4, 3, 2, 1. È vero che però questo movimento ci fa spostare molto la mano. Quindi si può usare questa soluzione, che è quella che suggerisce il libro, ma volendo si può fare anche, o si può usare una diteggiatura alternativa, che è semplicemente quella di usare 2, 1. Ci fa fare le stesse note con un minore spostamento. Quindi, in questo caso, anche in questo caso, la scelta è libera, diciamo, è personale. Chi si trova bene con questa diteggiatura suggerita dal libro può usare questa diteggiatura. Chi preferisce provare il 2-1 può provare 2-1. Se poi uno preferisce suonare sempre con lo stesso dito, può andare bene lo stesso. È un pochino meno bello da vedersi, ma pazienza. L'importante è che all'ascolto comunque il brano funzioni bene, ecco. Quindi, dopo tutta questa serie di sol, l'ultima nota è un mi. Abbiamo di nuovo una serie di sol all'inizio del secondo rigo, ma poi c'è un cambiamento, si passa sul la si. E questo si do si con un ritardando, cioè rallentiamo un po' perché questa è una specie di sezione intermedia, una sezione centrale e qua la sezione centrale finisce perché questa parte dura soltanto due righi e i quattro righi che vengono dopo sono perfettamente uguali ai primi quattro righi, quelli che abbiamo già suonato nella prima pagina. Per cui nella seconda pagina abbiamo questi due righi che sono nuovi da imparare, ma il resto, i quattro righi successivi, che
già sappiamo suonare perché le abbiamo imparate con la prima pagina. E questo piccolo rallentamento serve a far capire che sta succedendo qualcosa, che sta cambiando qualcosa, e questo cambiamento è la ripresa della prima parte. Quindi, nei primi due righi della seconda pagina accade questo. Eccetera, e qui ricomincia a suonare esattamente la parte suonata all'inizio. Allora, quale può essere qui una piccola difficoltà? Tenere il conto di quante note dobbiamo fare. Dobbiamo fare molte e sempre uguali. A questo punto ci viene in aiuto la mano sinistra, perché chiaramente la mano destra è associata alla mano sinistra, per cui diventa più semplice tenere il conto delle note giuste se pensiamo alla sinistra. Allora, la mano sinistra alterna due movimenti, cioè il primo è si e fa insieme e poi sol, il secondo do mi e poi sol. Questa piccola formula si ripete esattamente uguale qui e qui. Quindi, una volta che abbiamo visto come fare in queste due battute, cioè ripeto, il si e il fa insieme e poi il sol, cioè questo. Si e fa insieme e poi sol. E nella battuta dopo Do e Mi, io qui sono sul Do centrale, ricordo, Do e Mi e poi Sol. Ecco, questo movimento la mano sinistra lo deve fare per tre volte. Questa è la prima, la seconda, questa è la terza. E qua, quando abbiamo questo rallentamento, poi la mano sinistra sarà in silenzio, abbiamo qua queste due note che abbiamo sentito un po' diverse, il Si con il Re diesis, il rallentando della mano destra e poi la ripresa della seconda parte. Quindi questi due righi, i primi due righi della seconda pagina, con le due mani insieme. Stavolta ho suonato il La ancora più in basso, proprio quello che c'è scritto. Questa era un'esecuzione abbastanza lenta e abbastanza tranquilla. In realtà, la tarantella è un ballo, è una danza veloce e rapida. E quando siamo capaci di suonare tutto bene, lentamente, un po' alla volta, possiamo provare a aumentare la velocità, non tutto all'improvviso, ma con calma, aumentare un pochino la velocità e non aumentare ancora finché nella velocità nuova non siamo riusciti di nuovo a suonare tutto bene. Quindi, per dare ancora di più l'idea di
velocità e di qualcosa di scorrevole e di adatto a essere ballato, dobbiamo osservare che tutti gli accordi della mano sinistra hanno il puntino sopra, cioè sono accordi staccati. Cosa vuol dire? Che un accordo staccato, così come le note staccate, io le suono e le lascio subito. E questo aiuta a dare l'effetto di velocità. Adesso suono tutto il brano, tutta la tarantella, dall'inizio alla fine, un po' scorrevole, come potrebbe essere un risultato finale.